Salve a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi la presa cerco di nasconderla. Guardate che belle luminarie che ho preso. Io cercavo sempre devo sistemare. Non so come, non so dove, non so perché. Aspetta che mi giro questa, se no, ecco, riflesso. E perché mi piace molto questo clima, un po' da stanzetta, un po' da Natale, un po' da tutto, no? Che danno queste lucine. E finalmente ho trovato queste lucine tipo 5.000 luci, 2 euro. Cosa potrà mai andare storto? Che praticamente sono attaccate, sono delle micro luci attaccate a un fil di ferro sottilissimo che ci ho messo 15 minuti per sbrogliare e mettere così all'aria infusa perché non c'ho tempo manco di fare video. E aspetta che cerco di mettermi per non farvi vedere i vari riflessi. Però dai, no, devo un po', sì, devo sistemare, raga, devo sistemare quel quadro, lo devo appendere al muro prima cosa, devo chiudere tutti questi cassetti fastidiosi. Vabbè, allora oggi svuota la scatola prodotti finiti, avariati, vecchi, no, vabbè, insomma, beh, che devo buttare. Roba che devo buttare, la scatola è piena, mi serve spazio, quindi è ora di fare il video. Allora, partiamo con skincare, make-up. No, partiamo con diciamo, i contenitori più voluminosi che mi danno proprio fastidio. Allora, ho finito il Caring Body Cream di questo brand che si chiama Knape, che penso sia un brand tedesco. Vediamo un attimo, non me lo ricordo ovviamente. Made in Germany, yeah. Quindi, come dire, chissà come si pronuncia. Allora, questo è rivenduto insomma, nell'unica erboristeria che c'è qui ad Amsterdam. Quindi sicuramente è bio eco bio. Patchouli, burro di karité. Infatti, Natural Expert since 1891. Stogeiser vegan. Benissimo, tutto molto bello, tutto molto fantastico. Ingredienti: acqua, glicerina, triglicerina, isopropina, alcol. Mando sta shea butter, scusate. Vabbè, ma chi se ne frega? Io non sono una molto fissata con queste cose. Il problema è che a me la crema di questo tipo, cioè, deve essere bella come se ti spalmassi tipo del burro, devi rimanere proprio bella unta, bella, perché poi io me la metto prima di andare a dormire, quindi poi durante la notte, insomma, tutta la burrosità deve essere assorbita dalla pelle e tu ti svegli con questa pelle liscia come il deretano di un bebè. E questo non l'ho fatto, e anche se l'odore non era male, ma via, brutto, bocciato, bocciato. Poi ho finito la maschera per capelli di Omia, Laboratori EcoBio. Argan del Marocco, 0% siliconi, coloranti e sintetici, perfetto. Allora, Omia è un brand che mi piace tantissimo, mi piace il cleansing del viso, mi piace la crema corpo, mi piace il tonico, mi piace tutto quello che ho provato, mi piace. Questa mi piace abbastanza, cioè lascia i capelli morbidi, come dire, rispetto alle altre maschere per capelli che ho provato, questa è quella che mi dà un po' più di soddisfazione. Infatti ho preso anche quella l'aloe vera e un'altra, cioè ne ho in uso due. Allora, qui dice di applicarla dopo lo shampoo, io invece lasciare agire per qualche minuto e risciacqua. Io invece la applico prima dello shampoo, tipo la tengo da mezz'ora a un'ora, e non metto il balsamo. Questo fa sì che diciamo, perché io ho qua che mi si ingrassano e qua secco. Questo fa sì che mi resistano di più i capelli ma chi se ne frega, voi direte. Quindi per me è promossa. Stranamente, raga, io mi lamento sempre di tutto. Stranamente ho promosso questa maschera. Poi ho finito il bibitone di Pixi, non quello, il suo tonico, il Glow Tonic. Di quello ce n'ho altri 2 litri, quindi non so quando mai li finirò, ma ho finito il Collagen Tonic Acacia, collagene e peptidi, Volumizing Toner. Allora, io adesso
vi dirò che non sono una che riesce tanto a capire quando un prodotto per la skincare mi stavo accecando, fa qualcosa, cioè nel senso, vabbè, a meno che non fa niente, non fa niente, idrata, lo sento, però sai quelle cose minime, impercettibili, la luminosità, la cosa. Faccio fatica a vederla nella mia pelle, anche perché non ho una bruttissima pelle, però ha dei problemi, ma va bene così, cioè ho già tanti, no? Questo qua invece, io effettivamente ho visto, non so perché, non so come, ma ho visto una pelle diversa rispetto al solito. L'ho vista migliorata, più, non dico tonica, più luminosa, più. Boh, sarà l'insieme. Non so se è proprio questo qui che ha fatto la differenza, però ho promosso anche questo. Ma mio Dio, che sta succedendo? Ah no, aspetta, ecco, arriva. Sono quasi tutti bocciati. Allora, ho finito questa Hydrating Light Moisturizer 12 ore di moisturizzazione di Simple, che è un brand UK. Che ho provato le salviette struccanti e mi sono piaciute. Ho provato un'altra cosa e mi era piaciuta. Ah, le maschere viso e mi erano piaciute. Ho detto, ma mo provo questa crema pelle bio eco bio. Anzi, se funziona, la uso anche sui clienti con pelle sensibile. Perché comunque ha buoni ingredienti, naturale, come dire, per pelle normale. Il problema è che non fa niente. È così leggera, è così light. Che non fa niente, cioè sul viso niente. Poi dopo un po' ha cominciato a puzzare, perché appunto essendo naturale, si sa, le cose naturali dopo un po' puzzano, e quindi ho detto, vabbè, si vede, c'ha pochi conservanti, non lo so. Fatto sta che poi ho cominciato a usarla per le mani, ho detto, vabbè, non mi va di buttare più di mezzo coso qui, e lo uso per le mani. Ma anche lì, niente, non mi è piaciuta assolutamente. Mi spiace per Simple, ma è Simple che non mi piace. Poi, boccio ampiamente la Garnier Bio, dove c'è Bio, c'è Giusy che prova, così. Citron Grass, Citronelle. Che poi non, cioè, non puzzava di citronella, vabbè, detox, gel, vabbè, questo è per pulirsi la faccia praticamente, no? Ah, gel nettoiante, va bene. Allora, qual è il problema di questo? Allora, io quando mi lavo la faccia, sia la mattina che la sera dopo il trucco, voglio un gel che deterga, non faccia troppa schiuma. E si sciacqui facilmente. Queste sono le mie. E non puzzi soprattutto. Cioè, se deve puzza proprio qualcosa di delicato che non mi dia fastidio. Questo non fa nessuna di queste cose. Puzza di tipo eucalipto, non lo so, una cosa fastidiosissima che, ma proprio forte, che mi disturba. In più, io ne mettevo veramente una goccia e ci voleva tempo per sciacquare. E quindi non, cioè la sentivo proprio aggressiva sulla pelle. Non, e io dico, ma caro bio eco bio, ma perché fai così? E quindi non mi è piaciuta per niente, però l'ho finita perché qua non si butta mai nulla. Poi sto facendo uno schifo ovunque. Poi, che cosa ho finito che non mi è piaciuto? Così sono sull'onda del disprezzo. Allora, ho finito il Grow Like a Boss di Essence. Praticamente è questo gelino che dovrebbe aiutare a far crescere di più i peli. Perché, come noi ben sappiamo, i peli ti crescono dappertutto in continuazione, tranne dove tu vuoi, cioè le sopracciglia e le ciglia. Poi crescono da tutte le altre parti. Io veramente, io vorrei capire chi ha inventato l'essere umano, no? Gli vorrei dire, ma tu, che cosa, cioè, a un certo punto ti sei distratto, perché, no, cioè, sopracciglia, cioè, tu te le togli, non crescono più. Invece se io mi tolgo i peli da qualsiasi altra parte del corpo che non li voglio, crescono sempre e comunque è anche in malo modo. Baffi uguale, cioè tu dici vabbè la faccia no, perché se i baffi crescono
Per carità, dovessero crescere più, ma stiamo scherzando. I pe poi, anzi, ti crescono dei peli nuovi, tipo peli qua, ti ritrovi, peli qua, ti ritrovi dei peli un po' dappertutto, che tu dici, ma, eppure, capito, a poca distanza, basta andare un po' più qui, su, mettetevi qui, no, 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 questi peli un po' così sparsi, che cattiveria. Vabbè, insomma, tutto questo per dire che, boh, io l'ho messo con costanza, mattina e sera, sulle sopracciglia. Non sulle ciglia perché ho provato un paio di volte e mi bruciavano gli occhi. Ho detto, ma sai che c'è, sti diavoli? Metto solo io. E ahimè, non ho notato alcuna differenza. Ma d'altronde, anche l'olio di castoro lì non funziona, non funziona niente. Sei tutto una. Vabbè, basta. Mi ritiro. Ah, ecco, ok. C'è ancora un'altra cosa che mi ha fatto schifo. Ed è, cioè, mi ha fatto schifo. Sempre quelle cose che tu dici, bah. Il Face Glow Booster, però questo ve l'avevo detto e ridetto, questo di Essence, che appunto dovrebbe dare, sono delle gocce. Io non capisco, no, ne ho conservata anche una goccina per farvi vedere, non dà alcun tipo di luminosità, non fa nulla, io non capisco, cioè è una roba, cioè. Ma con controluce così, no, non c'è cioè, una perlatura, niente. Face Glow Booster, Hydrating Serum Texture with Hyaluronic Acid. Vabbè, ho capito che c'ha l'acido ialuronico. Nutre e dà questo soft shimmer particle. Crea una luminosità make-up base. No, cioè su di me proprio niente luminosità, può essere idratazione, ma io comunque sopra ci mettevo un'altra cosa, quindi. Però sono stata brava, l'ho messo sempre e l'ho finito. Poi un prodotto vecchissimo che diciamo ce n'era ancora, però ho detto no, raga, cioè sempre di Essence, è un blush e un highlighter drops, che non è male, però è molto glitterone, cioè c'ha proprio le scaglie dentro di parmigiano. È molto carino, non so, vi faccio vedere, molto carino, sempre su il mood di Orgasm di NARS per capirci, però c'ha questo glitter importante dentro che una volta asciugata sì, questa parte, vedete? Rimane questa grana proprio, il glitter va un po' ovunque, però si asciuga ed è anche come al di sotto del fondo è molto, cioè un prodotto molto valido. Io credo che, io non so perché Essence smetta di fare queste cose. Cioè, ti riesce una cosa, falla, mettila in gamma permanente, fai i soldi, capito? Fai con questa roba, fai i soldi. No, lo togliamo e poi non lo mettiamo più perché non ha fatto nulla di simile. Poi Blush Highlighter Drops, insomma, non mi sembra perché io tengo sempre d'occhio le uscite di Essence, visto che qua non c'è nulla, ma c'è solo Essence e Catrice, diciamo, a portata di mano. Cioè, guardate com'è, cioè, oh, non si muove, eh. Cioè, questo messo così, anche come highlighter, se non ti dà fastidio un po' questa cosa, cioè, fantastico. E poi ho finito il mio amato che non si vede manco più, il Blur and Primer, ma ne ho già un altro di Revolution, che è appunto che è questa pastetta qui che io metto sui pori del naso, insomma, su questa parte qui. E questo, vabbè, lo amo perché a differenza di quello di NYX è più morbido, si adatta meglio alla mia pelle. Poi non ne ho provati altri. Mi sa che c'è anche di MAC, una cosa del genere. Perché quello di Smashbox mi sembra sia più, se non ricordo male, sia più trasparente, tipo questo viscidino qui trasparente che io sto usando, ma preferisco questa formulazione qui. E va bene. Poi ho finito finalmente l'Essence Oil di Pixi, questo alle rose, Pearose. Questi qua mi piacciono un sacco, sia come io lo uso
come primer trucco, ma tipo lo devo mettere 3 ore prima perché appunto è questo mix di acqua e olio, come se fosse, che tu lo mescoli e come di verso la fine la parte oliosa è più presente, però... Eccolo qua, la parte oliosa è presente, vedete? E all'inizio è molto più asciutto. Oh, sto blush non se ne va manco con l'olio, raga. Vabbè, mi dà quella sensazione di idratazione e di priming proprio della pelle. E lo metto anche se non mi devo truccare la mattina. Mo, questo l'ho finito. Perché ho anche quello alla vitamina C e questo mi è sembrato più delicato, però mo sto finendo pure quello alla vitamina C e basta. Poi ho finito l'ennesimo Ultra Last Fixing Spray di Catrice, che cioè, prima facevano anche le rogature, era top, cioè non dava alcun problema, invece adesso verso la fine c'è come un agglomerato di prodotto che un po' appila il buchetto e quindi ti esce un po' questo spruzzo a doccia che tu dici, bah, vabbè, succede, capita. Poi ho finito il concealer di Mina, Trina, chi lo sa, una è Mina, che questa colorazione un po' rosata andava a aiutare le occhiaie. Unico problema, è finito veramente presto, tant'è che io ho tolto il tappeto, cosa che non faccio mai perché di solito i concealer non mi finiscono mai, invece questo ora l'ho finito tutto. Ho tolto il tappeto, ce n'era ancora un po' e poi dopo un po' si è asciugato, è diventato veramente duro e quindi ho detto vabbè, sai che c'è, è finita così. Molto carino. Però ho messo solo sulla discromia perché altrimenti se lo metti nella piega, cioè, capito, messo qua, perfetto. Quando vai un po' più sulla piega, comunque è troppo denso, troppo pastoso. Però è molto buono, secondo me. Se sei giovane, se sei giovane è più bello tutto in realtà. E poi ho finito il concealer di Revolution. Madonna, questi infiniti, cioè voi dite, capito? Ma mi sa che non perché è finito, ce n'è ancora, ma perché puzza. E quindi ho detto, ma perché devo mettere a rischio la mia salute per questo coso? Questo è bello scuro, però io riuscivo ad usarlo. Perché io spesso che faccio? Metto il fondo anche, la faccio arrivare qua. Quindi se metto un fondo più chiaro e poi metto una punta di questo, mi sistemo. Vabbè, comunque riesco a usarlo senza problemi. Questo poi molti si lamentano della sua pesantezza, ma in realtà messo poco e appunto steso bene, va bene. Poi costa 5 euro, quanto costa? È finito. È rimasto solo questo qui che mi duole. Mi sa che butterò anche altri di questa linea di Catrice, che poi io dico Catrice no, cioè è la stessa famiglia di Essence, cioè perché Essence fa dei pennelli così carini? E tu? Cioè sì, allora, molti pennelli di Catrice all'inizio sono molto belli, poi si rovinano lavandoli. Allora, visto che non lavarli è impossibile, questo si è rovinato perché si è come piegato, cioè non... E poi sta perdendo setole. Vabbè, ma non so se... perché... Tipo, lo stavo pulendo l'altro giorno e se ne venivano le setole in mano. E quindi ho detto, visto che comunque non mi dà gioia, lo butto, ce n'ho tanti. Però, cioè, la forma è molto carina e, come dire, si presta molto in realtà, no? Al fondo, ma anche, che ne so, a un bronzer. Infatti, perché non fanno più pennelli di questa forma? Mi chiedo, queste domande amletiche. E vabbè, niente, quindi ho finito tutti i prodotti, non so se riesco a metterli nell'info box, cioè sotto con il link per poterli comprare. Ci provo, ma non vi assicuro niente perché questi giorni è un po' difficile con la baby che mi fa un po' dannare, quindi ho poco tempo. Però sappiate che io mi impegno tanto, mi impegno. E niente, quindi spero che il video vi sia piaciuto, insomma, nella media. E niente, mi raccomando, follow, like e commento e ci vediamo nel prossimo video.